Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play slash Run Guidata di Enotria. Prima di iniziare ringraziamo Jamma Games per averci fornito una chiave del gioco. Oggi siamo a Litumnia, alla Torre dell'Orologio. Quello è il Falò, quello è Pulcinella. Iniziamo. Oggi facciamo un giro abbastanza complicato, ragazzi. Purtroppo è un giro a tre. C'è pure la ranocchia là che dobbiamo fare la quest, la facciamo dopo. Per adesso prendiamo un attimo questo pezzettino qui e poi completiamo questo varco da battaglia, così aspettate, così lo spieghiamo un attimo meglio. Allora, là sta l'ingresso di Litumnia, che nome strano. Andiamo un attimo a sinistra, perché a sinistra c'è solamente questo varco da battaglia. Cambiamo un attimo l'arma, perché qua sono 4 cani più 1. Interagiamo. Apparentemente, ragazzi, questo posto dovrebbe essere il posto più difficile del gioco. Però credo che abbiamo le armi molto potenti e non è poi tanto difficile, a parte questi cani fetenti e a parte un po' di salti che andiamo a finire nell'acqua. Perché vedete, più o meno i cani, quello sbaglia perché c'è un amico suo là dietro. È finito? No, questo è andato. Poi, dove sta? Eccolo là, vedete? Ma questo non esplode, ragazzi. Vediamo se lo riusciamo a prendere così, così. Non è niente, eh? Tanto dopo dobbiamo farsi andare al falò, quindi non fa niente, ragazzi. Possiamo essere non parsimoniosi con le fiaschette, assolutamente. Questo lo distruggiamo. Abbiamo lo sprazio di un prezioso ricordo. Sorruga. Ondata mortifera. E quello lo facciamo così. Bello, non te ne andare dai cani. Fermati. Se pigliassimo pure i cani così. Questo l'abbiamo dato. Questo è ancora vivo, eh. I cani certe volte, ragazzi, come si dice, vanno a sinistra, cercano di scartare a sinistra e a destra, e potrebbero andare nella laguna. Possiamo chiamarla laguna, laguna. Questo l'abbiamo dato. Questo da questa parte. Prendiamo anche il collezionabile per il trofeo, poteri cosmici. Ringraziamo Flaviano, ragazzi, che se no nella puntata scorsa ci avevamo dimenticato uno. Mamma mia, meno male. Mi ha preso in calcio d'angolo. Ok, ragazzi, anche questo varco da battaglia è andato. Adesso parliamo con il ranocchio, così vi faccio vedere come funziona il ranocchio, dai. Non completiamo la quest, naturalmente, perché sbagliamo. Avvicinati, piccolo insetto. Parliamoci. Ti offro questo scambio. Dovrei dare la risposta a 3 rompicapi. Come ricompensa ti rivelerò i segreti stessi del cosmo. Cominciamo. Voce ottenuta alla luna. Non sei muscoli, sei cervello. Tagli, fai a pezzi, ma mai la carne. Chi sei? Allora, ragazzi, questi indovinelli... Andiamo là, non viene, non ci arriva. C'ho un'idea. Riposiamoci qua. Questi dominelli si risolvono con una maschera. Allora, e in particolar modo, cambiamo corredo, prendiamo questo che non usiamo, armi fatua non ne usiamo. Questo corredo qua dobbiamo cambiare, dobbiamo mettere la maschera, dove sta? Di ironia pungente, perché siamo, non mi ricordo che aveva detto, comunque è questa qua la maschera. Adesso lo vediamo. Che ha detto una cosa del verbo, se non mi sbaglio. Adesso vediamo. Adesso mettiamo questa maschera qui. Perfetto. Parliamo. Non sei muscoli, sei cervello, perché tagli nel senso che sei tagliente, però non fai a pezzi la carne. E poi dopo non sei muscoli, sei cervello, perché devi essere, devi pensare per poter dire le cose ironiche e taglienti. Chi sei? Il tuo intelletto è motivato. Cercami nel cuore della città. Ti attende il secondo rompicapo. Se ne va. Ok, ragazzi, adesso facciamo una cosa, perché potremmo anche farlo dopo questa cosa, però facciamola adesso, perché sennò ci dimentichiamo. È un poco brutto, perché dobbiamo già dare la risposta, però la risposta successiva è la maschera di Vermiglio. Se volete in live
Abbiamo provato due o tre volte, però adesso, perché io già lo so, arriviamo al falò e poi mi dimentico di cambiare dove siamo punto e da capo. Andiamo così, perché non ci abbiamo tutta la vita per via della maschera, credo. Ma io una cosa non ho capito, ma quando cambiamo ma maschera entriamo in modalità risveglio. Prima così mi è sembrato. Ok. Bella questa, il tizio qua. Con il cane. Allora, ragazzi, questo qua cercherò di spiegarlo molto bene. Perché il giro è complicato. Allora, vedete quel tetto? Faremo tutto un giro che esce da là, dove sta quel drop là sopra. Vedete quanto è bello qui il canale? Sono uno spettacolo, ragazzi. Ok, andiamo da questa parte. No, dopo lo facciamo il cane. Andiamo a questo. Uno, due, tre e quattro. Tra le altre cose, ragazzi, in questo gioco le armi hanno diverse combo a seconda dell'alternanza di attacco pesante e attacco leggero. E certe volte si può anche sfruttarle per fare delle mosse molto più veloci. Ok. Passiamo qui dal ponte. Quello lo andiamo a prendere dopo, ragazzi. Noi dobbiamo fare il giro da quella parte. Dove sta il tizio? Il cane l'abbiamo fatto. Aspettate un secondo, fatemi vedere se qua dietro ci stava un coso dal cane. Perché qua c'è un drop difficile, però me lo ricordo assolutamente bellissimo dove sta. Me lo ricordo assolutamente bene dove è quel drop. Perché è veramente invisibile. Allora, teoricamente uno sarebbe portato ad andare da quella parte per il follow. Noi andiamo da questa parte. Forse non è andata da quella parte per il falò. Perché così se moriamo qua e affondiamo nell'acqua, risuscitiamo un poco prima. Comunque andiamo da questa parte. Qua non c'è niente. Qui c'era il tizio che, se vi ricordate, stava andando sopra il ponte. Qua cani non ce ne dovrebbero essere. La maschera non ce l'ha lasciata. Non so se la lascio la maschera. E là ci sta il cane fetente. Brutto cane che non sa altro. Ok, abbiamo fatto il giro, vedete? Saltiamo di qua che facciamo prima. Questo passo, ragazzi, è labirintico. Però noi qua ogni puntata la facciamo in maniera tale. Comunque tanto comunque esce lungo perché il posto è veramente grosso. Però faccio in maniera tale da finire sempre tutto quanto il giro. Andiamo qui. Prendiamo questo. Voilà. Vediamo un attimo se possiamo aggiornare per caso qualche arma. Ordiniamoli già per livello più alto. Ci abbiamo anche questa qua. Questa la possiamo potenziare, vedi? Potenziamo, potenziamo. Non era questa! Era questa! Vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il frammento di fenstite dissolta. Se premiamo X, vedete, possiamo anche rimborsare i pezzi. Proviamo a rimborsare questo, vediamo se esce. Proviamo a rimborsare ancora. Vedete, ci ridà i materiali. Credo che perdiamo le rune, però i materiali perlomeno li recuperiamo. Ok. Adesso ci mancano le rune. Andiamo avanti. Scendiamo giù. Ci riposiamo, ci riposiamo. Secondo la zanzara. Andiamo da questa parte. Qui ci dovrebbe essere il drop che abbiamo. Ragazzi, vedete qualcosa lì? Quello là è veramente cattivo. Nel senso che forse non ci dobbiamo riposare. Questo esplode e ci scaraventa in aria. Scaraventaci dentro al muro. È meglio se vi buttate dentro un angolino, così vi scaraventa dentro il muro, sennò questo qua vi scaraventa dentro alla laguna. E poi moriamo. Sono morto un sacco di volte. Non c'è niente da ridere. Non è affatto divertente. Allora, c'è il tizio con il cane. Abbiamo perso un sacco di rune qua a Litunnia. Con il cane. Ecco. Allora, no, dobbiamo andare a fare quest'altro, no? Qua, mo vengo, mo vengo, mo vengo. Questa qua è vista, dobbiamo andare di fatuo.
Però non ce n'è bisogno. Quel pezzo là lo prendiamo dopo. Ragazzi, ricordatevi questo ponte qua. Vabbè che là c'è il falò, quindi ci ricordiamo. Qua c'è stata una discesa. E qua c'è stato il pezzo che... penso che è facilissimo non prenderlo. Perché vedete questo qua? Non si vede niente, vedete? Non si vede assolutamente nulla. Tranne quel che qua c'è. Poteri cosmici, parte 3. Ok. Secondo liere. Questo lo prendiamo. Giode serve per portare l'arma a P10, mi sembra. Perfetto. Torniamo indietro. Adesso abbiamo due passaggi. Un passaggio là e un passaggio qua. Andiamo nel passaggio da questa parte. E qui ci dobbiamo trovare un po' di gente. Questo qua sono due, mi sembra. È uno? Ah no, c'è anche il funghetto qua. Questo è quello che scoppia. Vediamo questo. Si chiama Fantolino. Voce ottenuta enigma. Apriamo la cassa. Espansione di armonia, questa è buona. Questo perché non l'abbiamo preso? Dobbiamo trovare una scala, eccola qua. Alla fine, ragazzi, anche questo livello è veramente bello. Questo bioma, non so come lo volete chiamare. Apriamo quest'altra. Dulciana enorme, non so che cos'è una dulciana. E questa volta invece andiamo da questa parte. E ragazzi, qua il giro è grande. Allora, per farvi capire, vedete quel drop lì? Là si continua. Qua si fa solamente un giro che non finisce più. Questo lo uccidiamo. Ah, vedete questi cani come sono resistenti. Questo lo uccidiamo. Oh! Non muore. Fiora di malanno. Allora, vedete questo qui che è schiattato qua? Ci potevamo venire anche da quest'altra parte. Di qua. È sempre lo stesso giro che si faceva. E si arrivava... Dove sta il tizio che è schiattato? Ah, perché qua scompaiono i tizi. Apriamo questa porta. Il giro è lungo. E questo è uno... Uno che è doppio. Facciamo così. No, sbagliato. Non devo fare così. Devo fare così. Ok. Allora, se non mi sbaglio, qua sopra ci dovrebbe essere un paio di soggetti robusti. Vediamo un attimo se riusciamo a fare un paio di soggetti robusti. Vediamo se riusciamo a fare così. Vediamo. Questo potere Y più A è una cosa incredibile. Ok. Andiamo avanti. Questo è un altro robusto. Vediamo. Ancora uno? Ok. Andiamo ancora avanti. Questa... No, questa qua si dà... Grazie, grazie, grazie. Malando, malando, malando. Siamo già col suo punto debole. Questa è ascendente. Adesso è discendente. Perfetto. Battuta schifosa, però, ragazzi. Ogni tanto qualcosa di un po' strano, dobbiamo dire, perché sennò... okay, facciamo solamente l'elenco delle morti qua. Ah, oh, no! C'è quello con il raggio laser! Via, 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 via! Ma dove ci ha colpito proprio in pieno il raggio laser? Io prima questo. Ma in realtà non mi aveva mai fatto così male il raggio laser. Aspetta, secondo me non ci vendichiamo. Qua saremmo dovuti andare con quell'altra spada, solo che è potenziata a poco e teniamo la maschera di vermiglio. Però ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere in azione la prossima volta. Allora, qua andiamo a sinistra. Prendiamo il pezzo, stiamo nelle strade nobiliari. Alpiniamo quindi in maniera nobiliare. Andiamolo con Y, no? Arpioniamolo. Ok. Abbiamo perso Y, ragazzi. Il problema è che sta pure quell'altro. Uno.
Ah, lo prendiamo. Vieni qua. Vieni qua. Perfetto, bravo. Ok. Qua sotto ci sta un altro doppio, però non lo facciamo, ragazzi. Scendiamo da questa parte. Ok, prendiamo questo pezzo qua dietro. Questo qua me lo dimentico sicuro. Poi c'è uno là che fa lo gnorri. Vediamo un secondo se lo riusciamo a prendere. E poi qua vedete c'è una strada che si va sotto e ci sta quello doppio. Qua ci sta un'altra strada che si va da quella parte e qua ci sta quello doppio. Le altre due strade le ignoriamo. Andiamo da questo doppio e andiamo a fare un giro lungo, 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 lungo. Ma è morto. Quelle due strade le ignoriamo. Andiamo da questa parte. Facciamo un cane. Se, così non lo faremo mai. Ok, fermo, bello, fermo. E vedi. Okay. In questo gioco il vigore scende, finisce subito. Questa è grazia. Siamo giusti, siamo giusti. Non ce la fai, bella. Ok, prendiamo questa. Blocco di ferite di sotto. Questo qua ci serviva. Ci dà i pezzi di maschera. Okay. Allora, scendiamo da qua sotto adesso. Ci dovremmo quasi essere. Però vi volevo far vedere con l'altra arma. Salutiamo. Là c'è un altro balestriere. Un secondo. Vengo. Non c'avevo il drop questo qua. Ho le visioni. Evidentemente. Allora, qui si può andare a destra o a sinistra. Noi andiamo prima a sinistra. Credo che non ci stanno. Sì. Andiamo a sinistra. C'è questa stradina che ci permette di scendere giù. Ok. Facciamo prima il cane. Facciamo così. LT più questo. Il cane l'abbiamo fatto. Questo però è saltato. E non scende. Il salto di questo è un poco troppo alto. Ma che esagerazione. Va a fare. Vai a lavorare al circo, bello. Ok. È veramente troppo alto, ragazzi. Hanno esagerato. Chissà come mai. Allora ragazzi, vedete là sopra? Là c'è un NPC, qua c'è il falò, qua c'è il pezzo. Andiamo a prendere prima la cesta perché sennò ci dimentichiamo. Ormai dalla puntata della scorsa che ho dimenticato quel pezzo. C'ho la fobia proprio. Giodi di festite di sotto. E poi questo pezzo qua l'ho fatto 4 volte. 4 volte. Ok, questo lo prendiamo. Prendiamo, tocchiamo solamente il no, parliamo con Serena. Ragazzi, Serena si potrebbe bloccare. Come ho sempre detto pure le altre volte, aspettate che finisci di parlare e poi premete A. Per tutti gli dèi, che cos'è questo rumore? Sono io, Serena. Districiamo un secondo il nodo. Però non mi riposo, ragazzi, se no escono un'altra volta tutti quanti i nemici. Parliamo con Serena. Allora, premiamo A e questa comincia a parlare. Non è magnifica Litumnia, città delle meraviglie, una splendida morte. Se non va avanti, possiamo ripremere A. Beh, in questo spettacolo la mia parte è semplice. Mi siedo, ammiro e riposo. Perdonami, ti aspettavi una grande avventura? Una tragedia, forse? Posso sentirti scricchiolare di delusione. Nella vita c'è molto più che nobili obiettivi e lotte senza fine. Farei meglio a capirlo. Vediamo allora, eroe. Sai vivere il presente. Siediti qui con me e ammiriamo la vista. Poi premiamo A. Ora svuota la mente. Aspettiamo che finisci di parlare. Complimenti, davvero non esiste un'impresa troppo grande per te. Finirà negli annali.
Potevo letteralmente vederti tremare dallo sforzo eroico, non so che stai dicendo. Però abbiamo ottenuto la voce, la temperanza. Adesso ci possiamo parlare. Oh, gli dèi mi aiutano. Perché mi fissi come un bambino petulante che ciondola davanti alla porta dei genitori? Ti aspetti davvero una ricompensa per un compito più insignificante? Siamo seduti qua a parlare senza fare niente con te. Di animo nobile. Purtroppo ho appena finito le stelline d'oro. Dovrai farti bastare l'orgoglio e la soddisfazione che sicuramente provi. Bene, non intendo trattenerti. Credo che ci dobbiamo parlare ancora. Perfetto. Credo che abbiamo finito. Non ci dovevamo riposare, avevamo detto. Ci proviamo a parlare un'altra volta. Però ci avrebbe dovuto dare un'altra voce, se non mi sbaglio. Ok. Ragazzi, qua pure. Ah, ecco qua, la temperanza è Velta, ce l'ha data in ritardo. Dobbiamo andare a parlare con Velta dopo. Questa porta non si apre da questa parte, ma dobbiamo fare un'altra volta. Ma questo non manco lui, è il cane che dà fastidio. Era pure esplosivo. Ok, ce ne sta ancora un altro che dobbiamo fare. Non dovevamo resettare, ragazzi, ma perché non ci ho dato il coso, l'altra voce, la temperanza è Velta. Ok. Qua ci sono i soggetti doppi, dopo li dobbiamo rifare. Per quello che ho già laser, ragazzi, non so se ci piglia qua sopra, non ci dovrebbe prendere, però. Vediamo che finisce di fare il raggio laser. Saliamo. Qua. Ci provo pure l'arma. Oh, ferma, ferma. Questa però ci aveva fatto, ragazzi. Ma dai, la dovevamo fare con quell'altra arma. Ferma. Facciamo molto prima. E infatti, ma sapete che facciamo? Lo ci curiamo. Cambiamo, ve la faccio vedere. È questa qua, che era. Esatto. Aspettate, ragazzi, guardate qua. Questa è l'arma più 4, più 4. Questa pure quell'altra. Quella la dobbiamo fare col veleno. Qua. Una bestia, ragazzi. Però questo qua lo fa con veleno. Stiamo avanti. Prendiamo il coso blu. Civiltà in fiore. Che? Mamma mia, mi ha fatto spaventare. Qua ce ne sta un'altra. Non ci abbiamo manco le linee cariche. Babbo. Facciamo così. Il problema è che ci stanno pure gli altri. Mo. Facciamo così. Non ti permettere. Però quest'arma è velocissima, ragazzi. Dovremmo riuscirci se quell'altro non si. La finisce. Cambiamo. È finito, vabbè, essere. Uno. Due. L'ho preso. E tre. Non è morto. Adesso è morto. Prendiamo questo. Ce l'abbiamo la maschera di vermiglio. L'abbiamo. Questo è morto. L'abbiamo preso. L'abbiamo preso. L'abbiamo preso. Qua dietro non c'è niente. Continuiamo per la salita. Allora, qua dobbiamo stare attenti a non morire, però. andiamo per qua. Questo doppio. Credo che è morto. Qua dietro mi ricordavo che ci stava qualche cosa. Ok. Andiamo per di qua. Salita. Allora, questa è la parte che bisogna stare molto 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 attenti. Vedete questa porta? Questa qui si apre. E c'è anche, se avete visto sotto, c'era il sottotitolo della rana. Scendiamo per di qua. Poi sono morto, ragazzi. Qua ci ho perso, credo, 60.000 rune. Allora, andiamo per di qua. Ciao, rana. In abiti scarlatti rossi, implori con fervore, devozione infinita, attendi la sua voce. Questo. Chi sei, mio amico disperato? Il suo silenzio potrà essere in eterno, ma la tua risposta correttamente discerno.
Il nostro ultimo incontro sarà nelle profondità più remote della città. Abbiamo ottenuto la voce, indovina un po'. Credo che possiamo toglierci questo abito. Sì, perché così facciamo più danno, ragazzi, non con questo, non con questo, con questo. Così. Questo lo prendiamo. Questo lo prendiamo, stando attenti a non morire. Condizione lunare. Questo qua doveva venire. Ma che è saltato fino a qua? Ma cosa di pazzi questo? Scendiamo giù, vediamo che fa. Ma incredibile! Vedi? Guardatelo! Non se ne va. Da qua già ci ho perso un sacco di rune. Dobbiamo salire, ragazzi. Questo ci sfida davvero uomo. E noi l'accettiamo, l'accettiamo. Secondo me questo muore. Perché... aspetta, facciamo una tecnica, una tecnica. Mettiamoci qua. Questa è una tecnica scrausa, però... Ecco. Noi se cadiamo dentro la scaletta. Lui se cade e per adesso non muore però. Mamma mia, che soggetto incredibilmente insistente. Saltiamo. Sono serio. E qui vedete, si faceva il giro. Questa è la parte che abbiamo appena aperto. Curiamoci. Continuiamo. Oh, ma il boss ce la facciamo a farmi. Là non ci... Andiamo a controllare, va. La fobia. Incredibile. Allora, andiamo da questa parte. Ci abbiamo 8 fiaschette. Credo che siamo avanti. Ma facciamo pure questo. Ok. Questo posto qui dovrebbe essere abbastanza familiare. Adesso ve lo faccio ricordare subito. Questo, 2, 3, 4. È morto? Non so se è morto, però potrebbe. Cane. Incredibile, ragazzi, questo cane. Ragazzi, questo è il posto dove siamo scesi giù e poi siamo andati a sinistra per prendere il falò. Vi ricordate che qua in fondo, chissà se fa il respawn questa qua. Cioè, questa qua che fa... Abbiamo preso pure la cesta. Abbiamo sbagliato. Però questa qua è debole a malanno, quindi muore. Qua abbiamo preso la cesta. Vi ricordate che vi ho detto... C'è una strada qua, una strada a sinistra, una strada a destra, e noi andiamo dall'altra parte. Ok. In tutto il giro che abbiamo fatto, siamo usciti per di qua. Guardate com'è bello, ma pure i punti che stanno per sopra. Peccato che non si riesce... Se fosse stato possibile visitare tutti i punti che stanno per sopra, ragazzi, qua uscivamo pazzi. È meglio che sì, che non si possono visitare. Comunque, noi siamo venuti per di qua. Curiamoci. Andiamo per di qua. Mo ci fermiamo pure, ragazzi. Facciamo. C'è una trappola. Facciamo questo che esplode. E apriamo questa porta. Questa porta qua ci porta esattamente, la porta ci porta, perciò si chiamano porte, perché ci portano. Da... Non ti permettere. Guardate, questa qui ci dobbiamo uscire, facciamo così. Y. Arpione. Non possiamo uscire, eh. Proviamo senza fiaschette, ragazzi. Proviamo senza fiaschette, dai. Nel senso che abbiamo 7 fiaschette, dovrebbe essere abbastanza per fare il boss. Tanto c'è solo il boss. Ok. Andiamo per di qua. Vedete, là c'è l'altro falò che abbiamo fatto prima. Questo qui è il ponte con le due porte. Adesso. Il problema è che ci siamo riposati, quindi sono usciti tutti quanti. Però se andiamo a destra non troviamo nemici. Andiamo per di qua. Qua c'è il cane.
Andiamo a destra. Quello l'abbiamo lasciato apposta così ci siamo ricordati. Prendiamo questo. E qua c'è un boss. Ci abbiamo pure LT con A caricato. Speriamo che ce lo fa lanciare. Moretta. Dobbiamo usare questo qua. Perché contro Malanno ci vuole Vis. Moretta, ci sei arrivata qua. Perché ci ha resettato? Ah, perché abbiamo. Quando si ingaggia il boss si resetta le linee della magia. È vero. Ok. Moretta, questo non è difficile, ragazzi, questo boss. Lo dovremmo squagliare completamente. Siamo arrivati al limite dei punti. È tutta una questione di spazi. Pure io ce l'ho questa qua. Guardate, che ti pensi che tieni le esclusive? Come la PlayStation. Uno e due. Ma da! Arpiniamo! Andiamo! Moretta. Che fa? Se n'è scappata. Pezzo di maschera della Moretta. Avete visto? Ha preso la bomba, ha fatto la tecnica ninja, ha usato. Incredibile. Questo non ci avevo fatto caso. Eppure l'ho fatto un sacco di volte. Sì. Ok, ragazzi, abbiamo aperto questo cancello. Adesso facciamo una cosa. Passo numero 1. Vedete qua? Qua sono morto, credo, 3 volte. Gilda degli ingegneri? Veramente. Ce n'è un qua sotto. Quella ci ha parlato, però abbiamo skippato il dialogo. Possiamo potenziare questa? La forchetta a 10, ragazzi! Pure questa. Mica la possiamo portare a 10. Ci serve un blocco di festite dissolto. Lo recuperiamo da questa. Però ci manca la memoria. Ok. Allora, ragazzi, qua ci riposiamo. Io ho premuto B mentre quella parlava. Speriamo che non si inceppa. Dobbiamo anche finire di parlare con lei. Saluti, caro amico agguerrito. Laudomia, piacere di fare la tua conoscenza. Come si chiama Laudomia? La donna che ha affrontato Moretta è una feroce tempesta di violenza. E allo stesso modo in cui le stagioni si susseguono, anche lei tornerà. Purtroppo lo so fin troppo bene. Un tempo il gelo del suo inverno era il calore dell'estate, la mia estate. Eravamo vicine, troppo vicine per le grandi menti di questo vertice della società. Questa città è progredita nei modi più sbagliati e arretrata in tutto ciò che conta davvero. E noi eravamo incatenate dal pragmatismo in aristocratiche unioni con uomini che detestavamo. Il nostro destino era identico, ma la nostra reazione, beh, la mia Moretta non ha mai amato arrendersi. Ha abbandonato le vesti nobili preferendo un cappuccio insanguinato. E con la disfatta di ogni malvagio cittadino di questo empio alveare si prendeva anche una parte di lei. Si perdeva. Non so che patto oscuro abbia stipulato, ma non è più la donna che conoscevo. Ora ha le tenebre dentro di sé, consumata da un singolo obiettivo, uccidere finché non rimane nulla. Te ne prego, lasciala andare. Con ogni suo atto spietato svanisce un altro dolce ricordo. Continua a cercare, continua a provare, il mio cuore è con te. Perfetto, qua il fantoccio non c'è niente. Ragazzi, dobbiamo fare un'ultima cosa, credo. Dobbiamo andare a parlare con Velta perché abbiamo progredito nella sua quest. Quindi viaggio rapido. Teatro delle maschere. Vediamo. Perché tipicamente quando esce anche il nome di Velta o di Maya. Vediamo se c'è qualche cosa. L'obiettivo ultimo. Il segugio della guerra bracca l'odore, ignaro del guinzaglio del padrone. Il vero equilibrio sta al di là del filo della lama. Non dar per scontato il libero arbitrio. Io purtroppo l'ho fatto. Maestro di sé,
Maestro Rie. La temperanza, storia completa. Ah, oh, no, ci dobbiamo parlare per forza. Avete visto? Non possiamo fare... Se parliamo, non possiamo fare cancella. Bisogna per forza scegliere palla o rinascita. Andiamo a vedere se ci sta il pezzo gratis. Quasi quasi, ragazzi, le venderei due... Vediamo se possiamo vendere pure un po' di... Come si dice? Di gusci... Di granchio. Acquista, vendi... No, qua, qua. Ce l'abbiamo? Questo benedetto. Come è possibile che non ce l'abbiamo più? Li abbiamo uccisi i granchi. Armi, gemme da parata. Non riusciamo a vendere niente. Vendiamo due gemme. Vediamo un secondo se ci abbiamo gemme, frutti. Pizza di colombina, vale 100.000 dollari. Un piatto alla bontà inconcepibile. Dopo l'utilizzo ripristina interamente la salute e rimuove tutti gli effetti di stato. Però 100.000 dollari. Non ce la vendiamo, che non ce la vendiamo, perché è peccato. Però non so se fa qualche cosa. Per una regina fu questa delizia creata, la sua bontà nelle leggende decantata. Questa è una pizza margherita, sarebbe. Forse perciò vale così tanto. Però qua la vendono a molto di meno, ragazzi. Linfa... Forse non possiamo vendere le rune qua. Che strano. Questo è veramente strano. Aspetta un secondo, lo controlliamo, perché è impossibile che non ci abbiamo... Allora, quale rune ci stanno? Abbiamo 84 gusci. Chissà perché non ce le faceva utilizzare. Vendiamone 30. Potenziamento. Questo 7. E basta. Poi ci possiamo prendere anche il livello. Poi ci prendiamo un livello. Veramente strana questa cosa. Pulcinella, che? Ragazzi, nella prossima puntata dobbiamo fare un giro ancora più, più ingarbugliato di questo qua di oggi. Allora, strada dei binari, gita degli ingegneri. Non è questa. Non è questa, è gilda degli ingegneri. Infatti, nella prossima puntata c'è la parte di questo palazzo qui che è veramente ingarbugliata. E poi ci sta una parte, diciamo, non voglio fare spoiler, però c'è una parte, diciamo, sotterranea, che pure è molto ingarbugliata. Secondo me pure facciamo due puntate. Allora, avevamo detto elementalista, dovevamo prendere, giusto? Così adesso possiamo utilizzare anche, come si chiamava? Aspetta un secondo, fermi. No, non era questa. Non era questa. Era un'abilità che metteva malanno e che si lanciava. Perché non la possiamo utilizzare? Scusa. Ah, aspetta, perché forse ci abbiamo 30, però questo qua ci toglie uno, ci serve ancora un altro livello. Ah, dai! Ragazzi, detto tutto ciò, la puntata termina qui. Se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play / Run Guidata di Enotria. Ciao!